Le vaccinazioni al personale scolastico non inizieranno lunedì, ma l'1 marzo. L'annuncio dell'inizio delle vaccinazioni lunedì del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sta continuando ancora oggi a generare malumori fra i medici di medicina generale. Dopo l'incontro positivo con i sindacati che ha portato alla conclusione dell'accordo, la politica infatti non ha lasciato il tempo ai rappresentanti delle categorie e alle AUSL di informare i medici e di organizzare tutte le procedure. Molti professionisti hanno saputo che lunedì avrebbero dovuto iniziare le vaccinazioni dal post di Bonaccini. La realtà è però un'altra. Ad oggi negli ambulatori non sono state ancora consegnate le dosi di vaccino AstraZeneca. Mi è stato mandato per WhatsApp poco fa effettivamente un volantino che mi sembra che venga dalla regione, che riconferma la data di inizio di lunedì 22. So per certo che in un incontro ieri con le organizzazioni sindacali dei famiglia, la responsabile della sanità pubblica della nostra ASL, dottoressa Angelini, ha riconfermato che partiremo il 1 marzo. Ora, voglio dire, non mi sembra il sistema migliore per comunicare. Nulla da dire sull'organizzazione locale, stiamo cercando di fare il possibile, ma i comunicati che vengono dalla regione, che in qualche modo promettono determinate cose che poi non siamo in grado di mantenere, è chiaro che poi i pazienti, le persone ne chiedono conto in qualche modo. Come si suol dire, la faccia ce la mettiamo noi. Ecco. Oggi è sabato, i vaccini ve li hanno già dati oppure no? Assolutamente no, cioè dovrà essere comunicato dal sito dell'azienda, presumo, la possibilità che il personale scolastico si rivolga al proprio medico, perché sarebbe stato troppo lungo e indaginoso che il provveditorato trasmettesse gli elenchi. Ci si baserà su un'autocertificazione che il personale scolastico farà al proprio medico e si rivolgerà al proprio medico. Dopodiché resta prima di tutto da avere la consegna delle dosi e da organizzare in sicurezza la vaccinazione, perché ovviamente dobbiamo evitare affollamenti, dobbiamo garantire la possibilità alle persone di rimanere come necessario un certo tempo dopo la vaccinazione, dobbiamo organizzarla in maniera tale che nessuna dose vada sprecata, cioè 10 o multipli di 10, ogni flacone che ci verrà consegnato ha la possibilità di fare 10 dosi, quindi va organizzato anche il numero delle persone che possono accedere. No, non so se sono stato chiaro, quante cose ci sono ancora da organizzare, da chiarire prima di poter partire, insomma. Ovviamente siete sempre a contatto con le persone, dal vostro punto di vista questa fase della pandemia come sta andando? Non bene perché c'è una ripresa, tant'è vero che, come vede, siamo ridiventati di nuovo arancioni. Cioè io mi sembra che l'abbia detto anche il governatore Bonaccini ieri, se ricordo bene, in una trasmissione, cioè voglio dire, il sistema delle fasce che cambiano colore, delle zone che cambiano colore periodicamente, mi sembra di capire che non sta funzionando. Cioè voglio dire, stiamo gialli per 15 giorni, le persone ritengono di poter fare cose maggiori, di spostarsi di più, dopodiché ridiventiamo rapidamente di nuovo arancioni. Converrebbe, probabilmente qualcuno ha parlato di un lockdown per un certo tempo, Bonaccini ha parlato di zona arancione in tutta Italia. Comunque dare la possibilità a tutto il paese in qualche modo di fermarsi contemporaneamente per un certo periodo sufficientemente lungo raffredderebbe in qualche modo la progressione del virus, anche perché, come lei vede, ci sono delle zone ampiamente rosse perché le varianti sono, come si sa, molto più contagiose rispetto al virus iniziale. Mentre invece tutto quello che non è coronavirus, oggi com'è l'andamento, com'è il vostro bilancio, visto che ci sono state nei mesi scorsi diverse problematiche? Bella
bella domanda, grazie. Questo è un altro enorme problema che probabilmente è un attimo trascurato. Tutto quello che ci impegna in tutti i modi, come territorio, come ospedale, per il virus, fatalmente ci fa, mi viene da dire, sottodimensionare, trascurare, spero non trascurare, ma sottodimensionare tutto quello che è la gestione delle patologie croniche, gli screening, i controlli programmati dei pazienti con patologie croniche. E questo è un altro grave problema, e temo che nei prossimi mesi avremo le conseguenze purtroppo di questo, ma d'altra parte le forze sono quelle che sono, sia come servizi che come personale. Siamo tutti talmente presi da questo problema che temo che non siamo sufficientemente in grado di rispondere a questi bisogni.